vado direttamente alla vittoria e alla domanda: che importanza ha questa vittoria per tutto il gruppo, per l'Hellas Verona? No, ha un'importanza incredibile, perché oggi era troppo importante vincere per noi, per la nostra situazione, e infatti vogliamo dedicare questa vittoria ai tifosi che ci hanno spinto, soprattutto nel momento di difficoltà, e ci hanno fatto ribaltare questa partita in modo incredibile. Volevamo fare anche da parte di tutta la squadra una dedica speciale al nostro presidente, che ci è venuto in settimana a parlare, però per motivi personali non è potuto essere presente alla partita, quindi questa vittoria va anche a lui. Un dato molto significativo: 2 giocatori su 5 dalla panchina oggi vanno in gol nel finale. Che valore ha tutto questo? Cosa significa? No, credo che abbia un grande valore, perché ci sono tanti ragazzi bravi che si allenano forte, che giocano poco, e da qui alla fine c'è bisogno di tutti. Siamo 35 ragazzi che dobbiamo aiutarci l'un l'altro, spingerci anche quando vediamo un compagno in difficoltà, perché da qui alla fine c'è davvero bisogno di tutti, e uno che adesso gioca poco può essere risolutivo nel finale di stagione. Un gol arriva al minuto 84, l'altro al minuto 95. Mentalmente una partita del genere cosa può lasciare nel gruppo? Può dare? Un'emozione positiva incredibile. Vedevo tanti compagni, anche io stesso emozionato per la vittoria che mancava da tanto. È una scarica di adrenalina, un'energia che ci deve rimanere dentro. Dobbiamo continuare a sentirla dentro, a provarla durante tutta la prossima settimana, che ci aspetta una gara importante, però difficile, contro il Napoli. Dobbiamo andarla giù con l'atteggiamento giusto e fare un'altra grande partita sotto il punto di vista dell'atteggiamento e dello spirito, che è la cosa che non deve mai mancare.